consiglio agli studenti per affrontare al meglio l'esame di maturità? Studiate. Una camomilla. Fatevi un sedere così. Innanzitutto essere tranquilli, pensare che è solo l'attimo conclusivo di un percorso molto più lungo. Scegliere le cose che ritengono le più importanti. Cercare di sanare il sanabile se hanno delle lacune. Considerate un allenamento precampionato. Ritmi costanti, senza sbalzi di attività. Lavorate sempre. Qualche partita del mondiale se la possono vedere. Occasionalmente. Ascoltare i consigli della mamma. Ogni tanto staccarsi. Farsi una passeggiata, uscire, andare in giro con il fidanzato e poi rimettersi sui libri. Senza fare quegli studi dannati sulle sudate carte. Una bella passeggiata il pomeriggio prima degli esami, serenamente, non affaticati da tanto studio. Però dedicarsi in questa settimana ad approfondire anche qualche argomento a piacere ben mirato. Una buona alimentazione, naturalmente, frutta, verdura, però soprattutto mangiare. Seguire una dieta adeguata, con carboidrati, non molte proteine, darsi anche dei momenti di svago, perché senz'altro la qualità è quella vincente, più che la quantità. Dormire abbastanza, un po' di paura, un pizzico di paura, che non diventi ansia. Svegliatevi presto la mattina, spegnete i cellulari e mettetevi a lavorare con concentrazione e con le pause giuste. Alle studentesse e agli studenti che affronteranno l'esame di maturità vorrei augurare di essere protagonisti in umanità, cioè di dimostrare la loro maturità attraverso sì percorsi culturali, ma anche di mostrarsi persone cresciute anche grazie alla scuola. Ricordarsi che la scuola, alla scuola loro hanno dato tanto, però la scuola darà anche a loro tanto. Come deve comportarsi uno studente che va ad affrontare un esame? Siate voi stessi, siate felici, la felicità è la cosa più importante. Che sia se stesso, mostrarsi così come si è la verità più grande che una persona può dare agli altri, con quella emotività vera, autentica, che sia un'emotività forte, un'emotività poco controllata, fa sì che la persona sia sempre a suo agio. No, con grande serenità, perché sicuramente tutti i presidenti di commissione metteranno a proprio agio i ragazzi. Rispetto all'esame che avete fatto voi ai tempi vostri, questo esame è più difficile o più facile? Molto più difficile. Più discipline, più prove da svolgere. È molto più difficile rispetto a quello che ho sostenuto io, in cui si portavano solo due discipline, due scritti e due orali. Noi avevamo un istituzio più forte, ci facevano studiare di più, forse in maniera anche un po' più mnemonica, anche meno critica, però di più. Eravamo quindi più ferrati, avevamo meno paura per questa ragione. Sicuramente questi sono molto più difficili, più complessi, sono più completi soprattutto. I miei esami facevano emergere la persona. Qui devi condensare, devi andare al nocciolo della risposta subito, non puoi tergiversare, devi essere preparato su tutte le discipline. Sicuramente questo tipo di studio attuale è molto più rigoroso. Al ginnasio come al liceo, se una persona ha studiato riesce sempre a ottenere un discreto risultato, perlomeno. Sarebbe meglio studiare tutto l'anno e se poi si fa la corsa alla fine, insomma, scegliere, mirare gli argomenti. In gamba, in bocca al lupo. In bocca al lupo. In bocca al lupo. In bocca al lupo, e che la loro maturità umana sia sempre maggiore di quella alla scolastica. Ragazzi, in bocca al lupo, e soprattutto che muoia il cacciatore.